Ecco, io vengo da una realtà della polizia locale di città, ecco, mi occupo di polizia giudiziaria, per cui da subito, quando ho visto il tema proposto per questa serie ciclica di conferenze, subito mi è interessato l'argomento, anche perché effettivamente mettere insieme la legalità, con la mafia e la polizia locale sembra una cosa abbastanza. Sembrerebbe fuori luogo, nel senso che notoriamente chi si occupa di contrasto alla mafia sono le forze di polizia dello Stato, non le polizie locali. Tuttavia, mi pare che dai lavori che finora sono stati fatti, insomma, le relazioni, anche le tavole rotonde, ecco, mi sembra che stia emergendo sempre di più un ruolo nuovo della polizia locale in termini di capacità di raccolta di informazioni. Ecco, capacità anche di comunicare, di intercettare situazioni che difficilmente sarebbero intercettabili dagli organi anche dello Stato, in quanto la presenza capillare al territorio ce l'ha solo la polizia locale. Però dall'altra effettivamente si riscontrano altre criticità, prima fra tutte la mancanza effettivamente di un coordinamento tra le polizie locali, perché appunto sono polverizzate, ogni polizia locale diciamo, è alla dipendenza di ogni singolo ente, nella migliore delle ipotesi comuni di grosse dimensioni, ma altre volte abbiamo realtà di pochi vigili a dipendenze di un sindaco, insomma, ecco, in questi casi è chiaro che l'operatività è abbastanza limitata. Dicevo, la mancanza di alcuni strumenti fondamentali mi pare sia emersa, prima fra tutti la banca dati principe delle forze di polizia, che è lo SDI. Ecco, sappiamo che se ne è discusso anche in Parlamento recentemente sull'approvazione del nuovo decreto sicurezza, decreto Minniti, è stato argomento di discussione. Certamente resta anche il fatto che, diciamo così, la polizia locale rappresenta comunque un presidio di legalità, al di là del fatto che riesca o meno a intercettare le situazioni, diciamo, criminali. Ecco. Per cui direi che interessante l'argomento, interessante l'accostamento polizia locale, legalità e mafie. Certamente quello che forse, ecco, la criticità che individuo è che bisognerebbe legare di più al territorio. Stiamo lavorando nel comune, o scusate, nella provincia di Padova. Sarebbe interessante che le prospettive fossero legate di più alle realtà del territorio. I relatori che sono intervenuti, vorrei dire, molto preparati, molto competenti, molto titolati, però nessuno legato al territorio.